Buonasera a tutti, eccoci qui, siamo a Interni Radio per la terza volta e questa sera con l'architetto Massimo Castagna. Ciao Massimo, come Ciao. Va? Beh, bene, perché il salone è iniziato, adesso siamo in una fase di rilassamento e di visita al salone, ormai è passato il momento più difficile. Più difficile, ti riferisci al momento degli allestimenti? Beh, il nostro è un mondo pazzesco. Esatto. È abbastanza difficile spiegare una cosa o cosa succede, ma in realtà la magia di tutte le presentazioni che noi viviamo in salone si compie nelle ultime 24 ore. Il momento in cui devono collimare tante cose che bisogna avere studiato, pensato, su cui abbiamo lavorato per mesi prima del salone, ma che guarda caso bisogna unire insieme, non sempre questo incastro funziona perfettamente. Beh, senti, qua alle interviste di Interni Radio chiediamo sempre se c'è un aneddoto, qualcosa andato storto, risolto all'ultimo, quelle soluzioni folli che non ti hanno fatto dormire una notte. Dunque, le notti sono più dure. In realtà ci sono diversi ordini di problemi. Ci sono i prodotti che arrivano spesso e volentieri, sono prototipi, arrivano incastrando i pezzi all'ultimo momento, quindi non si sa mai cosa succede. Mi è capitato in passato di tagliare mobili la notte prima del salone per farli entrare nella presentazione, modificarli, pezzi che mancano, che arrivano miracolosamente il mattino all'alba e vengono rimontati sui prodotti. Le cose che vengono rotte o rovinate, perché i trasporti, i pesi, spesso la sfortuna che porta a questa cosa. L'altra cosa sono gli allestimenti, con errori a volte nostri, perché a volte siamo noi che predisponiamo le cose, che ci pensiamo in un modo e poi nel momento in cui le vediamo fatte non siamo soddisfatti, quindi bisogna rifarle. A volte sono gli allestitori che devono fare un lavoro complesso e complicato, per cui succedono delle cose che sono incredibili. Credo che più o meno tutti i saloni, io sono tanti anni che faccio il salone del mobile, tutti i saloni qualcosa è successo e tutte le volte bisogna stare attenti a seguire un percorso pazzesco che ti porta in fondo a avere questa magia che si apre con l'apertura del salone, ma che fino a 24 ore, 48 prima non esiste. È un po' come la sfilata di moda. Direi di sì, è molto fine, molto fine a questo punto. Un grande sforzo, una corsa pazzesca per arrivare, però almeno il salone dura un po' di più di una sfilata. Il salone dura di più. Si gode un po' di più della soddisfazione. Sì, assolutamente di sì. E poi è bello vedere sia le cose che hai fatto e vedere poi quello che è il giudizio di chi le vede, di chi le vive, sia vedere le cose degli altri. Quindi esatto, la cosa bella del salone è proprio quella che durando così tanto tu, stilista del tuo brand, puoi andare a vedere anche cosa hanno fatto gli altri. Questa è la cosa bella del design. E invece, per esempio, uscendo dal design e parlando un po' di musica, hai, non lo so, il tuo ultimo concerto visto che magari siamo usciti dalla pandemia e sei riuscito a vedere qualcosa? Ma dunque, l'ultimo sarebbe dovuto essere Eric Clapton qui in Milano pochi giorni fa, purtroppo ha dovuto rimandare per il Covid, ce lo godremo a ottobre, credo che sia la nuova data. Il precedente è Robin Ford, cornice meravigliosa del Vittoriale sul Lago di Garda. E quello è stato veramente goduto, una sera magnifica, una serata sul lago fantastica. E poi tanti altri, comunque un po' di tutto, vado a vedere quello che è possibile. Poi mia figlia che prenota i biglietti, fa queste cose. Quindi tua figlia suona la chitarra? Mia figlia suona la chitarra. E tu suoni qualcosa? Io suonavo il piano, ma in casa mia si è vissuto tanto di musica. Mia sorella ha fatto conservatorio. Pianoforte, e quindi sono stati anni in cui nel cortile di casa, della nostra casa di famiglia, risuonavano Chopin e tre altri pezzi di preparazione degli esami. Per giorni e giorni intere. Poi c'erano delle serate magnifiche con gli amici, chi suonava l'obo e chi suonava altre cose, bellissimo, la musica in tutti i modi, in tutte le situazioni. E oltre a questa fortuna che tu hai avuto di ascoltarla veramente dal vivo in casa, hai altri modi in cui oggi ascolti la musica, non so, la radio, hai una tua Spotify, una playlist? Allora, io la musica credo aver passato tutte le varie fasi, quindi dai dischi, quando ero ragazzo, dai vinili si conosceva tutto, cioè si aspettavano, si riuscivano ad acquistare, si compravano, si godevano, si sentivano milioni di volte. Si leggeva sulle copertine.
Esatto, la cosa incredibile è che si sapeva tutti i componenti, dove era stato registrato, il perché, il per come, perché c'è stato un mondo dietro che adesso è un pochino più veloce. Sono passato poi alla fase dei CD, un po' meno affascinante rispetto a quella del vinile, però comunque è sempre molto interessante. Adesso è tutto libero, è tutto free, tutto liquido, è molto bello tra l'altro perché comunque dà la possibilità di scegliere in base allo stato d'animo, in base alla voglia, in base alla ricerca che tu vuoi fare, in base a un percorso musicale che tu vuoi seguire. Io ascolto di tutto, quindi vado dalla musica classica fino alle cose più moderne che posso sentire, o tante volte delle cose che non conosco io ma che mia figlia mi passa, nel senso che da ragazza giovane mi porta a conoscere delle cose che io non sapevo che esistessero, così come io le ho passate dalle cose, dai miei vinili, dai miei dischi, che lei non poteva, non era nata quando le sentivo, le ascoltavo io. E questo è sempre bellissimo. Spotify sicuramente, anche se la cosa che mi piace di più è ascoltare e guardare i video su YouTube, ma ci sono delle cose che sono pazzesche. Sì, specie e soprattutto, cioè, tra le cose che mi fanno impazzire ci sono, ad esempio, Sting cantato da Stevie Wonder, cioè uno dei personaggi più irrequieti, più indisciplinati della musica, che canta in modo assolutamente suo delle cose di un altro grande e in maniera pazzesca, bellissima. Oppure Snoopy Dogg che rappa sui pezzi di Herbie Hancock. Anche qui altra cosa incredibile, pazzesca, un mix che è incredibile. Incredibile. E qui unisce generazioni diverse, passa da un momento all'altro. E senti, a proposito di generazioni, cose che tua figlia ha passato a te, per quanto riguarda la tecnologia, oggi, fino a qualche anno fa, avevi sempre i maestri che erano più grandi di te, no? Oggi, secondo me, i maestri sono spesso più giovani di te. È una cosa che si è un po' capovolta. E i maestri, in questo caso, sono i maestri in tecnologia. Cioè, allora, io ho avuto a che fare con la tecnologia in tempi ancora non sospetti, perché la professione mi ha obbligato a passare dalla matita. Ho disegnato io nel mio studio ho lavorato tanto con la matita, con il tennigrafo, finché a un certo punto abbiamo eliminato i tennigrafi e siamo passati completamente al digitale. Ma siamo stati tra i primi ad affrontare il digitale, prima in parallelo e poi completamente in digitale. Quindi la tecnologia è una cosa di cui ho fatto conto da parecchio tempo. È chiaro che l'evoluzione è più veloce di quello che io posso seguire, anche se certe cose ormai fanno parte della nostra vita, cioè il telefonino, la connessione internet continua, tante cose dalle app alle comunicazioni, eccetera, che oramai fanno parte della vita comune. Anche se devo dire, i giovani sono molto più bravi a gestire queste cose. Sì. Molto più immediato, è proprio una parte della loro vita questa, no? Almeno io la subisco un po', la secondo, perché comunque va fatto, è interessante, è il nostro modo di vivere oggi in realtà. Quindi... Sì. E invece se tu dovessi, non lo so, fare una passeggiata a piedi, prenderti un po' il tuo tempo, dove andresti? Quali sono i tuoi luoghi del cuore, tuoi proprio? Beh, allora i posti del relax assoluto sono la montagna, dove vai a riposarti, a rilassarti e ti togli da tutte quelle che sono una vita normale. Per quelle che sono invece gli stimoli, Milano, assolutamente Milano. Milano è bella in tutti i posti, in tutti i momenti, in tre stagioni, ma è bella perché è un centro di energia. È un luogo, tu hai mille stimoli perché sono tante le persone, le menti che su Milano lavorano, su Milano portano energie, quindi hai veramente tanti stimoli e tante possibilità di pensare e di riprendere certe cose che poi ti aiutano nella professione. In realtà la prima cosa nella mia professione è la curiosità, quindi il fatto di restare sempre attento, avere sempre le antenne pronte a percepire qualunque tipo di stimolo, che sia la visita ad un museo o da una casa storica. Io sono stato a visitare qualche anno fa, un po' di anni fa, Villa Tugendhat di Van der Rohe a Brno, in Repubblica Ceca. Certe cose studiate sui libri, viste in fotografie, eccetera, quando tu le vivi dal vero,
ti accorgi che sono un'altra cosa e ti accorgi di quanto questi sono grandi per le soluzioni, per quello che tu percepisci in questi spazi e per quello che tu colleghi il modo loro di lavorare rispetto all'epoca in cui hanno vissuto. Ma tante cose succedono anche in Milano, magari cose molto più piccole che non questa riferita ai maestri. Però essendoci tante persone, tanti anche giovani, voglio dire, come dicevamo prima, molto bravi e molto capaci, che fanno cose molto interessanti, quindi devi essere sempre curiosi. Ogni volta c'è qualcosa che tu assorbi. Ma per caso ti ricordi un'installazione particolare, magari proprio del Salone del Mobile, negli anni? Io ne ho tante a cui sono legata nel passato, magari ce n'è qualcuna anche tua che ti ricordi di... Non so, io mi ricordo per esempio quella alla Rotonda della Besana, che c'era un'opera di Yoko Ono, un'opera di Peter Greenaway. Ma qui sono infinite, perché anche quest'anno girando... Sì, sì, magari una che... Più che altro una è fuori Salone, qui è un po' difficile perché sono tante, sono tante. Girando in fuori Salone, magari in posti inaspettati. Ancora meglio in posti inaspettati, magari non hai programmato andare a vedere questa cosa e sei in giro e ci incappi dentro e vabbè, ti cambiano i programmi, ti fermi, la godi. No, una bellissima e ti accorgi cosa, che c'è veramente tanta gente che fa delle cose magnifiche che sono tutte da gustare, da assaporare, insomma. Vero. Bene, quindi ci vuoi lasciare con una tua frase, un tuo motto, un buon augurio per questo salone? Beh, io vorrei dire solo una cosa, che quest'anno abbiamo ripreso la normalità. Abbiamo patito 2 anni di assenza dei contatti personali del salone, in realtà. Il salone mi è mancato, credo che ci sia mancato in realtà, non solo da un punto di vista professionale, ma da un punto di vista umano. Cioè, è un periodo in cui ne usciamo distrutti, stanchissimi. Ogni anno uno dice, ma chi me lo fa fare l'anno prossimo? Non so se rifarò un tour de force del genere. Eppure è una droga, abbiamo delle scariche di adrenalina che sono pazzesche, rimettere in moto questa magia, riuscire a rifare queste cose, cercando ogni anno di far meglio di quello che hai fatto o di migliorare il confronto con gli altri, o lavorare nel modo migliore per l'azienda con cui lavori, quindi portare avanti il tuo progetto e i progetti che hai in corso nel modo migliore possibile. Ogni anno è una sfida e ogni anno è sempre meglio ed è impossibile farne a meno. Quindi, viva il Salone e viva questa settimana, ben venga, anche se è una settimana difficilissima, ci vuole un fisico pazzesco per affrontare questa settimana, ma credo però che sia la cosa più bella che noi viviamo di questo, è quello che ha fatto diventare e porta a Milano ad essere il centro mondiale del design, davvero da tutti i punti di vista. Sì. Grazie al Salone. Bene, grazie a te Massimo, grazie, benvenuto e ben accolto. Grazie a tutti.